Un'azienda leader del settore che ti fornisce dei completi nuovi, appena sfornati, e ti chiede, dimmi cosa ne pensi, per noi è tanta considerazione. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 6 gennaio 2023. Epifania, giornata ideale per uscire in moto, che dite? Ovviamente è una battuta, qui in pianura c'è nebbia, per ora per fortuna non piove. Cinzia è scesa in Abruzzo questa mattina presto per festeggiare l'Epifania con i suoi. Ho scelto di rimanere qui e, visto e considerato che sto facendo un salto inoltre proprio per farmi un giro in moto, stranamente senza vloggare, senza portare contenuti, ma con me ho portato alcune cose che potrebbero interessarvi. Visto e considerato che in tanti di voi mi avete scritto e chiesto come vanno i nuovi accessori fornitimi da Dainese per questo viaggio in Tunisia, e considerato che abbiamo percorso circa 2200-2300 km in circa 12 giorni, credo di avere tutte le carte in regola per esprimere un giudizio obiettivo ed oggettivo dei vari prodotti che ci sono stati forniti, a prescindere che i prodotti ce li abbiano omaggiati o meno. Visto e considerato, come vi dicevo, che Cinzia in Abruzzo, ho portato con me il suo completo in maniera da evitare di spogliarmi in strada, e piano piano vi dirò, vi racconterò tutto, dal casco alla giacca, ai pantaloni e agli stivali. L'intimo termico, ve lo anticipo già, è una bomba, va forte, però ovviamente avendolo addosso non ve lo posso mostrare. Ma adesso attrezzo tutto l'ambaradan e ci sediamo e facciamo due chiacchiere partendo proprio dalla testa, quindi dal casco. Il casco che ci è stato fornito è questo, è un Tour Modular, un casco, come dice il nome stesso, modulare, pesa 1620 grammi senza il sistema di comunicazione, che comunque ci è stato fornito. Con il sistema di comunicazione siamo all'incirca sul 1,8 kg. La cosa che di più di tutte mi ha impressionato, ci ha impressionato, perché anche parlando con Cinzia, è l'assoluta comodità di questo prodotto. Una volta messo in testa è un guanto, è veramente confortevole. Presenta tre prese d'aria frontale, una qui e due qui in basso, e in più c'è anche quest'altra che è azionabile tramite questo pulsante, si può aprire e chiudere. E una terza apertura che qui sopra si attiva con questo pulsante qui in alto. Di contro, nella parte posteriore, troviamo l'estrattore dell'aria. La circolazione dell'aria all'interno del casco è decisamente ottima. L'apertura della calotta è molto semplice, si apre attivando questo pulsante rosso. Anche con i guanti è estremamente semplice da aprire. È un casco in struttura in carbonio e fibra aramidica e fibra di vetro. La visiera presenta un blocco per evitare le aperture accidentali ad alta velocità. Presenta in realtà due tipi di blocchi. Un blocco, diciamo, soft, che permette comunque all'aria di entrare nel casco, un po' più strong, che lo chiude ermeticamente. Una volta attivato il blocco, la visiera è impossibile aprire se non si preme questo pulsantino posto proprio al di sotto della visiera. Si preme questo e la visiera si apre. Presenta un paranaso. I tecnici AGV definiscono questo casco disegnato dal vento. È stato studiato nella galleria del vento per avere meno resistenze e meno attrito all'aria. Sempre rimanendo sulla visiera, ovviamente è compreso il pinlock. Il pinlock cos'è? È una membrana interna che nelle peggiori condizioni di umido, di foschia, di freddo, di sbalzi di temperatura, evita l'appannamento della visiera. Effettivamente noi non abbiamo mai avuto questo tipo di problemi. E voi mi direte: certo, se sei stato in Tunisia, vi garantisco che quando siamo tornati pioveva da Genova a Milano e la visiera non si è mai appannata. Il pillock assolutamente funziona. Il pillock è compreso nella confezione con cui vi arriva. Il Tour Modular ovviamente presenta anche visiera parasole attivabile da questo pulsante qui sotto. Tira indietro, la visiera scende, si tira in avanti, la visiera sale. Molto semplice. L'apertura e la chiusura del casco è affidata a una fibbia in alluminio che permette una regolazione micrometrica della chiusura stessa. Ovviamente il casco è completamente sfoderabile, gli interni sono lavabili. Per sganciare i guanciali è sufficiente fare una leggera pressione davanti e poi sfilare i guanciali tramite una cinghia gialla. È estremamente semplice.
Come vi dicevo, a noi il casco è stato fornito con un sistema di comunicazione, monta il card, che ha una batteria di una buona durata, dura circa 16 ore, noi lo ricaricavamo circa una volta ogni due giorni. Ha una pulsantiera estremamente complessa, ha molte funzioni, consta di tre pulsanti più quello del volume. C'è quello per il Bluetooth, c'è quello per ascoltare la musica, c'è quello per telefonare. A seconda delle combinazioni che si utilizzano è possibile passare da una funzione all'altra. Spesso però per i passaggi da una funzione all'altra sono necessarie due dita, non uno. Ecco, questo presuppone che chi utilizza questo casco conosca a memoria le funzioni, altrimenti inevitabilmente bisogna fermarsi, sistemare la funzione che si vuole e proseguire il viaggio. L'audio è buono e ha tantissime funzioni. Noi abbiamo sfruttato soltanto quella di interfono ed abbiamo trovato estremamente utile una funzione. Qual è? Se io parlavo, Cinzia ascoltava il mio microfono. Nel momento in cui nessuno dei due parlava, entrambi stavamo in silenzio, come se si interrompesse il collegamento Bluetooth tra i due caschi e praticamente ognuno di noi non aveva il fruscio del microfono dell'altro dentro il casco. Per intenderci, è come quando parlate con i walkie-talkie. Se premete il pulsante, l'altra persona ascolterà la vostra voce, nel momento in cui lasciate il pulsante, dall'altra parte sentiranno il silenzio assoluto. Ecco, questo è quello che accade con questo sistema qui, che secondo noi è estremamente utile, comodo. Questo in termini di qualità del viaggio, di comfort, è per noi a un livello elevato. Ultima cosa, ma non per questo meno importante, il casco è omologato sia in versione jet, come adesso, che in versione chiusa. Secondo me è un buon prodotto. Dovessi dargli un voto da 1 a 10, gli darei un 8,5 pieno. Perché 8,5 e non di più? Perché l'unica cosa che ho trovato che non mi convince molto è viaggiare con la mentoniera aperta. Premesso che noi abbiamo sempre viaggiato con il casco in versione chiusa, se proprio devo essere pignolo, l'unica cosa che non mi ha convinto appieno è il viaggiare con questo prodotto con la mentoniera alzata. Secondo me, nonostante l'Adventure sia una moto che ripara molto, l'effetto vela si sente parecchio. Calcolando che noi abbiamo viaggiato sempre con il casco chiuso, io non ho avuto nessun tipo di problema. Se dovessi dare un voto a questo casco, darei assolutamente un 8,5 pieno, ma il voto maggiore, il 10 pieno, è assolutamente per la comodità di quando lo si indossa. Quando lo si indossa è veramente fantastico. Con piccoli accorgimenti può sicuramente ambire ad essere tra i primi caschi presenti sul mercato. Proseguendo con la descrizione degli accessori che ci sono stati forniti, non posso non parlarvi del nuovo completo LADAC 3L D-Dry. La parte esterna è completamente in poliestere Oxford D600, un materiale estremamente robusto e impermeabile. È una giacca versata all'Adventure Touring, è una giacca a 4 stagioni e quindi copre un range di temperature che vanno da quelle più rigide a quelle più calde. Per quello che l'abbiamo sperimentato noi abbiamo portato il completo da un grado e mezzo che abbiamo trovato nel deserto la mattina presto, fino a 26 gradi del pomeriggio, e vi posso garantire che in quel range ha fatto estremamente il suo lavoro. Ma sono certo che anche portandolo a temperature più basse sotto lo zero o a temperature più alte dei 30 gradi, questo prodotto farebbe sicuramente un lavoro perfetto. La giacca consta di tre strati, ma andiamo per ordine. Quello esterno è un poliestere Oxford D600. La particolarità qual è? Che è estremamente resistente e anche impermeabile. È possibile regolarla sui polsini tramite dei velcri, salendo sull'avambraccio è possibile trovare regolazioni tramite questi due bottoni. Ha delle aperture per permettere l'ingresso dell'aria nelle giornate calde. Ha sempre sul frontale, apro di qua perché di qua il microfono, due prese d'aria che permettono l'ingresso dell'aria da questa parte. C'è un estrattore che è possibile, vedete questa cordina qui si stacca, c'è questo bottone. Sulla parte posteriore c'è questo pulsante, c'è questa corda che permette l'apertura con una sola mano anche quando si è in sella. Qui è possibile far uscire l'aria che entra sul davanti. È possibile, sempre acquistando prodotti Dainese, comprare dei guanti che hanno un sistema magnetico che è possibile banalmente poggiare qui ed evitare di starli appoggiare per terra, sulla moto, da qualche parte. Poggiate sulla giacca e rimangono agganciati al vostro completo. Sempre nella parte frontale ci sono due tasche dove è possibile riporre chiavi e oggetti in generale. Di fianco ad una delle prese dell'aria c'è un ulteriore portoggetto, una tasca
portaoggetti. Ovviamente la giacca presenta delle protezioni su gomiti e spalle, protezioni omologate di secondo livello. All'interno del primo strato c'è un'ulteriore tasca interna, waterproof, dove è possibile riporre dei documenti. All'interno del primo strato troviamo anche una cerniera che permette, se volete, di ancorare la giacca al pantalone. Vediamo se da qui riesco a fare qualcosa di meglio. Tornando a noi, abbiamo le due tasche, le due prese d'aria, qui c'è un'ulteriore tasca. Le prese d'aria ovviamente si bloccano con questo bottone qui su in cima. Poi abbiamo regolazioni sul polso con il velcro, regolazione sulle braccia con questi due bottoni e abbiamo delle prese d'aria sulle braccia. Prese d'aria che possono essere aperte e chiuse alla bisogna. Nella parte posteriore abbiamo questa sacca, questo portoggetti in retina per riporre i guanti o altro. Abbiamo questo sistema tale per cui è possibile aprire le prese posteriori anche con una mano quando si è in sella. Immaginate che la giacca sia tesa, con una mano vengono giù le due cerniere ed ecco qua l'apertura degli estrattori dell'aria posteriore. E allo stesso modo si chiude e poi si blocca con questo bottoncino. Per la versione lady, non per la versione uomo, ci sono anche queste due zip, perché la modello della donna è un po' più sciancrato rispetto a quello dell'uomo non presenta queste due zip qui di fianco. Entrando dentro la giacca si propone di essere una 4 stagioni, quindi inevitabilmente a strati. La parte esterna, abbiamo detto, è in poliestere Oxford di 600. La parte interna, la più interna di tutte, presenta un 100 grammi che va usato prettamente nei periodi invernali. È ancorato al colletto tramite questo pulsantino, si stacca questo, si staccano le braccia e viene fuori. Questo accessorio risulta molto utile soprattutto quando si è in viaggio, perché una volta che si arriva a destinazione, se fare fresco, si infila questo e si usa tipo un piumino e quindi ci si porta appresso un capo di meno. Questo invece, questo che vedete un po' argentato qui, è la membrana D-Dry, antivento e antiacqua. Premesso che il poliestere D600 ha un'alta resistenza all'acqua, noi siamo tornati sabato da Genova sotto la pioggia, non si è minimamente inzuppato. Se mai l'acqua dovesse superare la parte esterna in D600, comunque c'è questa membrana studiata dai danesi, infatti si chiama D-Dry, antivento e antiacqua, che vi garantisce l'impermeabilità al 100%. È ancorata alla parte esterna tramite due bottoni laterali molto facilmente sganciabili e altri due bottoncini all'interno della giacca. Si sfila, sganciando tutto avrete praticamente una giacca estremamente estiva. Una volta tolti i due capi interni, praticamente il vostro capo sarà utilizzabile veramente ad alte temperature. La regolazione sul collo è possibile farla tramite questo velcro. Se dovesse fare eccessivamente caldo, che non volete tenerlo chiuso, la parte di destra praticamente si può ancorare al colletto tramite questo pulsante. Estrema cura è stata data anche alla rifinitura del collo. Come vedete è stata messa questa ulteriore banda di tessuto proprio per evitare che lo sfregamento del casco sul collo possa rovinare il collo stesso. Vi dico questo perché sulla mia Rally 3, chi vede i miei video li ha visto, soprattutto nel video dell'Irlanda, si nota che questa parte qui è tutta sfilacciata, tant'è che dopo ho dovuto portarla al sarto per farla sistemare. Questa bandella di tessuto qui allunga ulteriormente la vita del vostro collo della giacca. Prima l'avevo messo, ve lo dico adesso. Delle regolazioni sono presenti anche sui fianchi. Le protezioni, come vi dicevo, sono presenti all'interno delle spalle e dei gomiti, sono di secondo livello e sono ovviamente certificate. Dainese ha usato gli stessi materiali, la stessa tecnologia anche per il pantalone, quindi sempre poliestere Oxford di 600 all'esterno. All'interno la stessa tecnologia la troviamo sul pantalone, questa volta non con dei pulsanti ma con delle cerniere, quindi abbiamo il pantalone estivo, la parte esterna, la parte interna sempre membrana D-Dry, ancora più internamente c'è la parte che vi darà calore nei periodi più freddi. Il pantalone presenta delle regolazioni sui fianchi, eccole qua, tramite questo velcro. Presenta ovviamente la cerniera, come vi dicevo, per ancorarla alla giacca. E la chiusura del pantalone è molto comoda perché c'è questo bottone che va a incastrarsi in una guida. Basta fare così, si tira sulla cerniera e il pantalone è chiuso. Di contro si fa così e si apre. Sui fianchi il pantalone presenta due tasche. Poi ve lo farò vedere anche su di me magari. Il pantalone presenta due tasche, quella di sinistra non presenta chiusure, ma comunque è impermeabile perché Cinzia, mentre tornavamo da Genova, in questa sacca aveva riposto
i passaporti, siamo arrivati a casa nonostante l'acqua i passaporti erano asciutti, mentre sulla gamba di destra c'è una ulteriore tasca sul fianco del pantalone. Questa volta questa tasca qui presenta una cerniera nastrata e all'interno c'è un ulteriore tessuto impermeabile, quindi questa tasca qui è assolutamente impermeabile, questa tasca qui, quella di destra, è impermeabile al 100%. Sotto le tasche troviamo le prese dell'aria. Sono due prese d'aria, una per gamba, estremamente facile da aprire con una semplice zip. Ovviamente anche il pantalone presenta delle protezioni di secondo livello. Sulla parte bassa del pantalone c'è una cerniera per aprire e chiudere il pantalone. E se qualcuno dovesse usare degli stivali particolarmente stretti e non gli piace che svolazzi il prodotto, ci sono questi sistemi di velcri che permettono di chiudere ulteriormente il pantalone. Quindi il pantalone lo avrete sempre aderente a voi e come meglio vi piace. Prima vi ho mostrato il pantalone di Cinzia, ma il mio è identico. Queste sono le tasche. Questa qui è quella che presenta, quella di destra, è quella che presenta la cerniera nastrata ed è assolutamente impermeabile, garantita. Quest'altra non presenta nessun tipo di cerniera, libera, diciamo così, è chiusa con del velcro, ma vi garantisco che è impermeabile anche questa, perché come vi dicevo, il 2 sera siamo tornati da Genova sotto la pioggia, siamo arrivati a casa, qui dentro c'erano i nostri passaporti più degli altri fogli di carta del porto, sono arrivati a casa, i documenti erano tutti quanti asciutti. Questo è il pantalone una volta che l'avete indosso. È un prodotto rivolto all'adventure, al travel, insomma a uno che gli piace viaggiare, e secondo me è ben fatto perché ha le due tasche. Generalmente le tasche che si trovano sui pantaloni sono come quelle dei jeans, invece queste le trovo più comode, sia perché hanno un carico maggiore, ma sia anche perché lo fa più adventure, più selvaggio, come devo dire. Sotto le tasche ci sono le prese dell'aria, apribili molto facilmente con una mano, e vi posso garantire che aria ne entra a volontà. Vi faccio una premessa prima di parlarvi degli stivali. Personalmente uso gli stivali TCX dal 2016. Ho avuto ed ho ancora gli Infinity Gore-Tex che mi hanno portato a Capo Nord. Ad oggi, nonostante i chilometri, sono perfetti e vanno da Dio. Ho avuto ed ho i TCX Baia Gore-Tex, vanno benissimo, mi hanno portato in Islanda e in Marocco. Ho avuto ed ho i Clima Surround con cui sono arrivato in Moldavia, vanno benissimo, e adesso Dainese mi ha fornito i TCX Infinity Gore-Tex 3 con cui mi sono trovato divinamente, in perfetta linea con i prodotti precedenti. È un prodotto comodo, anche indossato tutto il giorno, che non solo ti fa star comodo in sella, ma ti fa star comodo anche quando scendi dalla moto. In particolare è proprio confortevole, non ho mai avuto problemi a qualsiasi temperatura, che fossi a 1 grado o che fossi a 26. Ma adesso andiamo ad analizzare questo che è il TCX Infinity 3 Gore-Tex. La particolarità di questi stivali, che sono certificati 4 stagioni con membrana impermeabile Gore-Tex Infinity 3, pensati per un utilizzo sia on che off-road, sia per lunghi viaggi su strada che non. Lo speciale sistema di chiusura con rotore, che regola la tensione del laccio esterno, è progettato proprio per agevolare una millimetrica calibratura del fit nella zona del collo del piede e dello stinco. Il sistema di chiusura è completato dalla fascia anteriore regolabile con pannello in velcro. La suola Ground Trax è progettata per la guida in piedi sulle pedane ed è caratterizzata da una particolare rigidità per offrire il necessario sostegno alla pianta del piede. Mentre Dainese a me ha fornito gli Infinity Gore-Tex 3 TCX, a Cinzia ha fornito i Lady Gore-Tex TCX. Cinzia in realtà aveva già un paio identico a quello che gli hanno fornito. Ovviamente quelli di Cinzia avevano già circa 70.000 km alle spalle, quindi erano più che usurati, avevano lavorato tanto, però Cinzia non ha mai avvertito un problema con quel prodotto. Non li ho portati per questioni di spazio, ma vi garantisco che anche Cinzia si era già trovata bene prima con i Lady Gore-Tex e ha confermato la genuinità di quello che è il prodotto. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui. La recensione su questi prodotti, a quanto pare, era molto attesa da tanti di voi. Spero di essere stato utile a diversi di voi che mi avete chiesto. L'indomani che avevo annunciato che Dainese ci avrebbe fornito del materiale nuovo, a fresco, appena uscito, tanti di voi mi avete subito scritto in privato, piuttosto che nei video, chiedendomi subito una recensione dei prodotti. Prima però ho voluto provarli, dopo 12 giorni di utilizzo e oltre 2200 km percorsi, posso dire
dire di avere un'idea su questi prodotti, e vi ho espresso quello che penso in maniera del tutto oggettiva ed obiettiva, a prescindere dal fatto che ci siano piovuti dal cielo o altro. Ci tenevo a fare questa recensione per due motivi. Il primo è perché ero particolarmente emozionato dal fatto che Dainese avesse scelto noi per una cosa del genere. Un'azienda leader del settore che ti fornisce dei completi nuovi appena sfornati e ti chiede: dimmi cosa ne pensi, per noi è tanta considerazione. La seconda è anche per rispondere ai tanti di voi che mi hanno scritto chiedendomi un parere su questi prodotti di cui vi ho appena parlato. Se non sono stato chiaro in qualcosa, fatemelo sapere nei commenti. Se volete altre delucidazioni, scrivetemi. Se ditemi cosa ne pensate di questo video, ditemi se sono stato chiaro, dove non lo sono stato, magari aggiungo nei commenti qualcosa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, e adesso vado a farmi un giro in Oltrepò.